4 aprile 1944. Alla risiera di San Sabba, nell'unico campo di sterminio nazista in Italia, entra in funzione il forno crematorio. La nuova struttura viene inaugurata con la cremazione di 70 cadaveri di ostaggi fucilati il giorno prima nel poligono di tiro di Opicina. Nella notte fra il 29 e il 30 aprile 1945, il forno crematorio e la ciminiera verranno fatti saltare con la dinamite dai nazisti in fuga per eliminare le prove dei loro crimini, secondo una prassi seguita in altri campi al momento del loro abbandono. Signor Bachberger, questa è la risiera di San Sabba. Sì. Lei la vede 30 anni dopo il suo arresto? Sì, sì. Quando venne? Io sono arrivato qui il 17 aprile 1944. Arrivai insieme a una ventina di persone e qui venivamo da Susha e ci portarono attraverso quella porta su al terzo piano. Al terzo piano chi ci stava? Al terzo piano ci stavano i prigionieri ebrei, quelli che venivano poi trasportati in Germania. Al secondo piano c'erano quelli sospetti politici e a noi poi, quelli che ci hanno trattenuto qui, ci fecero lavorare al primo piano dove avevano installato un laboratorio di sartoria e calzoleria. Quanto stette in questo laboratorio? E io sono stato in questo laboratorio quasi un anno. Dove si trovava il forno crematorio? Il forno crematorio con precisione si trovava qui, dove adesso c'è questa, all'incirca, vero? Dove adesso c'è questa stele.